Videoricetta dei panzerotti. Ingredienti: per l'impasto 15 g di lievito di birra, 330 ml di acqua, 600 g di farina 00, 14 g di sale, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, un albume. Ingredienti per il ripieno: 500 g di mozzarella, 300 ml di passata di pomodoro, sale, olio extravergine d'oliva, origano. Nel mixer o nell'impastatrice mettere l'acqua assieme all'olio e al lievito di birra. Frullare fino ad ottenere un composto omogeneo e a questo unire sia la farina che il sale. Frullare nuovamente fino ad ottenere un impasto perfettamente liscio ed omogeneo. Trasferire l'impasto sul piano di lavoro leggermente infarinato e lavorarlo con le mani in modo da dargli una forma allungata. Prelevare dall'impasto delle pagnotte da 80 g circa e lavorarle con le mani in modo da dare a ciascuna la forma di una pallina. Far lievitare tutte le palline in luogo tiepido, coprendo con un panno fino a che non sono raddoppiate di volume. Per il ripieno mescolare la mozzarella tagliata a cubetti con la passata di pomodoro, condendo il tutto con sale, pepe, olio e origano. Stendere sul piano di lavoro infarinato ogni pallina formando un disco del diametro di circa 20 cm. Al centro mettere un pochino del ripieno, spennellare i bordi con l'albume sbattuto e ripiegare il disco a mezzaluna schiacciando con le dita. Poi ripiegare ancora il bordo esterno verso l'interno schiacciando nuovamente con le dita o con una forchetta. Friggere i panzerotti nell'olio bollente girandoli a metà cottura. Infine, quando risultano ben dorati, scolarli su carta assorbente.